Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un Get Ready With Me, come avete letto dal titolo, e non voglio iniziare a parlare già da adesso, prima di iniziare a truccarmi, quindi zoomo e inizio a chiacchierare direttamente mentre mi preparo, altrimenti il video diventa lunghissimo come sempre. Ovviamente inizio come al solito correggendo le mie occhiaie. È difficile prelevare questo correttore dal barattolino quando le mie unghie diventano un pelino più lunghe, cioè praticamente le unghie si infilano nel correttore, non è una cosa carina, però purtroppo succede. Per cosa mi sto preparando, vi chiederete voi? Vado a mangiare dal cinese con un'amica. Non so per quale motivo, ma adoro il cibo orientale. Cioè, in realtà non orientale, solo cinese e giapponese. Tipo il thailandese è una cosa che proprio non riesco a mangiare. L'ho assaggiato una volta, forse un paio di volte, ma non mi scende proprio. Anche perché, se non sbaglio, la cucina thailandese contiene tantissimo il peperone, cosa che a me purtroppo non piace. So che tanti stanno dicendo, ma come non ti piace? No, non mi piace, quindi purtroppo la cucina thailandese per me è un grandissimo no. E appunto vado dal cinese, nulla di particolare, però ho detto, ma dai, facciamo un Get Ready With Me, così chiacchiero un po' insieme ai miei amici di YouTube e gli racconto un sacco di belle cosine. Ho una novità gigante da raccontarvi. Forse dovrei prima finire di stendere il correttore e poi dirvelo, perché è davvero davvero una roba, cioè, fighissima. Almeno per me. Siete pronti? Rullo di tamburi, reggetevi alla sedia, tanto perché già ho tantissime cose da fare, ho deciso di farne ancora un'altra. Ho aperto nuovamente il blog! Yeah! Allora, vi spiego un attimino. Già avevo un blog un sacco di tempo fa, mi continuo a truccare, se no non ne usciamo fuori da questa situazione. E utilizzo il fondotinta minerale di Bare Minerals. Anzi, prima di questo vado a fissare le occhiaie con la... Sì, il... Vabbè ragazzi, avete capito. Il correttore... con la cipria. Avevo già un blog tipo più di un anno fa, e però diciamo che era un blog sul quale sì, scrivevo tante cose, ma alla fine io non sono così brava a scrivere, cioè l'italiano, non l'avete capito dal video, non è proprio il mio forte per quanto riguarda virgole, punteggiatura, faccio un grandissimo casino. Quindi alla fine l'avevo chiuso, anche perché avendo tantissimi altri impegni non riuscivo poi a starci così tanto dietro, quindi ho detto ma non ha senso tenerlo aperto e preferisco dedicarmi a Instagram, ad esempio YouTube. Quindi alla fine l'avevo chiuso e l'ho oscurato. Era un blog che avevo su WordPress, se magari qualcuno se lo sta chiedendo. E niente, adesso ho deciso di aprirlo nuovamente, soltanto che non lo apro, cioè non riapro quello vecchio rimane lì per conto suo, nella sua oscurità, ma ne apro uno completamente nuovo e sarà molto diverso da quello che avevo prima. Cioè il blog che avevo prima, diciamo che era un po' la versione scritta di quello che dicevo qui su YouTube, e invece voglio farlo completamente diverso. Cioè, vi spiego un attimino, sono un po' emozionata perché spero che questa idea vi piacerà. Non è un blog che contiene tante cose scritte, non mi va di inoltrarmi in cose che non sono capace a fare, dovrei avere una persona che mi corregge l'italiano e, cioè, ovviamente punteggiature, cose varie, e alla fine sarebbe soltanto una ripetizione, come già vi ho detto, di quello che dico qui su YouTube. Quindi ho deciso di fare questo blog molto grafico, cioè tante foto e poca roba scritta, e di organizzarlo appunto in questo modo, così diventa una sorta di ampliamento di Instagram, se vogliamo considerarlo così. Ci sono due sezioni. Una è quella di make-up, nel quale ricreerò, cioè nel quale faccio le foto di alcuni look, metto i prodotti che ho utilizzato, vi faccio vedere quali sono questi prodotti, però è sempre molto grafico, quindi non ci saranno tante cose scritte, ma piuttosto appunto vedrete tante foto, so che sembro ripetitiva, ma questo è quanto. L'altra sezione invece è lifestyle, nel quale voglio includere
cose non di moda, perché io non sono una fashion icon tipo, non so, Chiara Ferragni, ma voglio includere dei look, non lo so, come indossare una cosa, no, tutte le cose di lifestyle che vi possono venire in mente, non so, le cose da avere assolutamente nella stagione autunnale, cose del genere, così, proprio tutto quello che mi viene in mente, così posso sbizzarrire ancora di più la mia creatività. Al momento ci sono solo queste due sezioni, in futuro chissà, nel senso che potrei aggiungere anche altre sezioni tipo travel, food, cose del genere. Per il momento voglio dedicarmi a queste due cose. Troverete già un paio di uno o due articoli all'interno del blog. Ovviamente trovate il link qui sotto, quindi mettete un attimo pausa al video e andatelo a vedere. Il sito è semplicemente www.giuliabencic.com, quindi il mio nome e cognome anche questa volta riesce fuori. E intanto metto un po' di cipria sopra a questo fondotinta perché tende leggermente a lucidarsi. Ho il fiatone, ragazzi, perché sono un po' emozionata per questa nuova cosa, spero che vi piacerà tanto. Mi sono scordata anche quello che vi stavo dicendo. Comunque, per il momento trovate uno o due articoli, non so, vediamo un attimino, forse due, vediamo. A sorpresa, così. E non c'è una cadenza fissa settimanale in cui pubblicherò l'articolo, ma diciamo che farò uscire le cose quando mi sento di farle uscire, quando trovo un argomento interessante, cioè non voglio che il blog mi distragga da YouTube e da quello che faccio su Instagram, anche se Instagram ultimamente l'ho leggermente trascurato perché capirete poi in futuro quante cose sto facendo, a quante cose sto lavorando, e quindi diciamo non voglio che il blog sia una distrazione comunque per il canale. Il canale continuerà ad essere 3 video a settimana e quando riesco a fare un articolo sul blog lo farò. Vi farò sapere sui social. Oddio, sembro un sacco arancione nel video adesso, vero? Però in realtà non lo sono. Vi farò sapere attraverso i social, quindi magari su YouTube qualche volta dirò «Ehi ragazzi, è uscito il nuovo articolo sul blog!» oppure ve lo dirò su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram andate a farlo subito, immediatamente, perché appunto è lì il social dove avviserò di più quando uscirà un nuovo articolo sul blog. E poi ragazzi, non vedo l'ora di arrivare a 10.000 followers su Instagram per avere la funzione di swipe up nelle storie, perché nelle storie dico sempre «Ehi, andate a vedere questa cosa, ma non posso mettere il link», non capisco perché non mettono questa funzione su tutti i canali, no? Devi arrivare a 10.000, io so tipo 8.007, qualcosa del genere, quindi «Ah, per favore iscrivetevi ad Instagram, aiutatemi a raggiungere 10.000 iscritti così posso avere la funzione di swipe up». Sto lavorando anche ad una nuova cosa, sempre diciamo collegata ad Instagram, che si chiama Like to Know. Cioè praticamente Like to Know è un'applicazione, si chiama anzi liketoknow.it, la scaricate sul telefono e che cosa fate? Quando andate su Instagram e vedete che sotto la foto nella descrizione c'è tipo scritto il link di Like to Know o comunque c'è l'hashtag Like to Know, lo so, l'ho detto un sacco di volte, è così, che cosa fate? Fate lo screenshot della foto con il vostro telefono, l'applicazione in automatico si collega allo screenshot e vi dice che cosa indossa la persona, cioè quali sono i prodotti presenti nella foto. Secondo me è una cosa carinissima. Delle volte magari uno dice sì, questo l'ho preso da Bershka, però poi devi andare sul sito di Bershka, devi cercare tutte le magliette, poi magari non lo trovi perché è in un'altra sezione. Invece che cosa fa questa applicazione? Vi dice, cioè vi mette direttamente la foto del prodotto, vi rimanda al sito e vi dice quanto costa. Secondo me è una figata e già la utilizzo da un po' di tempo, diciamo come spettatrice, però adesso ho deciso di iniziare a pubblicare anche io su questa applicazione, quindi se vi interessa non solo per sapere cosa indosso io nelle foto di Instagram ma anche tantissime altre influencer, potete appunto scaricare questa applicazione e conoscere all'istante che cosa indossa la persona, quanto costa quello che indossa la persona, dove l'ha preso e farsi un po' dei cavoli suoi, cosa che a noi ci piace tantissimo, vero? Sto mettendo l'illuminante, sempre lo stesso di Milani, è tipo il mio preferito in assoluto quando dico vabbè utilizzo questo, no, io voglio sempre questo perché mi piace tantissimo.
E prima non utilizzavo mai il pennello, questo qui a ventaglio, adesso mi piace un sacco. Vedete come si cambia nella vita, si cresce e si cambia. Questo qui è il pennello di Morphe M310. Parlando dei pennelli di Morphe, voglio dirvi un attimo che non credo prenderò i pennelli di Jaclyn Hill, almeno al momento. Cioè, mi ispirano molto, utilizzo la shade light di Kat Von D. Però secondo me costano un po' troppo, cioè mi spiego meglio. Se alla fine dividete il costo del set per il singolo pennello non viene fuori una cosa esagerata, cioè secondo me viene fuori un prezzo normale di un pennello. Però al momento non mi sento di spendere tutti quei soldi per un set di pennelli, quindi probabilmente al momento non prenderò quei set. In futuro, chi lo sa, mi ispirano tantissimo e non è che non li voglio prendere perché non mi piacciono, io li vorrei prendere, però costa tipo 180-190 euro il set di pennelli completo e non mi sembra il caso, ho tantissime altre cose da comprare e preferisco comprare con 200 euro tante cose che posso farvi vedere in diversi video, piuttosto che una cosa sola. Farci un video e è finito lì. Diciamo che anch'io devo stare un po' attenta a gestire il budget perché purtroppo il mio budget non è illimitato e quindi non posso spendere così tanto per una cosa sola e farci un solo video. Spero mi capirete, insomma. Faccio al volo le sopracciglia, ci vediamo tra un secondo. Prendo il colore chiaro dalla palette, sempre la shade light di Kat Von D, e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. È una cosa che faccio sempre questa, anche se non mi trucco, mi piace farla, perché dà subito allo sguardo un'aria più sveglia, al sopracciglio un aspetto più sollevato, anche se non è che lo voglio sollevare chissà quanto, però mi piace farlo, mi piace schiarire questa zona. Ragazzi, oggi ho 582 milioni e mezzo cose da fare. Infatti non so se riuscirò a fare tutto, spero di sì, e cioè non è che spero, ci devo riuscire per forza, ho tantissime cose da fare. Vi capitano quei giorni in cui vi svegliate la mattina, anzi stanotte non ho neanche dormito così tanto bene, perché mi svegliavo in continuazione e dicevo, oh, oddio, non sono, è già ora di svegliarmi, magari non ho sentito la sveglia, ho così tante cose da fare, e poi se non la sento ritardo, e così. Vi capitano quei giorni? Allora, siccome voglio usare i nuovi ombretti che ho ordinato di Colored Rain, questi qui singoli, però voglio anche dei colori di transizione che ovviamente singoli non ho ordinato, prendo per rimanere in tema la Queen of Hearts di Colored Rain e inizio con questo colore qui, lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Dicevo, vi capitano quei giorni che la mattina dite, ah, devo fare tutte queste cose, ma come faccio? E poi magari in realtà arrivate a fine giornata e ci siete riusciti, cioè molto spesso è così, basta organizzarsi bene. Oggi è una di quelle giornate, è uno di quei giorni in cui dico, boh, come farò a fare tutto? Io non lo so, so solo che ci devo riuscire. Ora utilizzo Gingerbread, questo bellissimo marrone di media intensità, con un pennello da sfumatura leggermente più piccolo, perché voglio intensificare qui la piega dell'occhio. Ragazzi, questi pennelli sono quelli del set di Beach Cosmetics che ho testato insieme a voi la settimana scorsa, e devo dire, mi stanno piacendo davvero davvero tantissimo. A parte che questi ombretti, guardate quanto sono pigmentati, infatti torno nuovamente con il pennello di prima e mi aiuto a sfumarlo. Cioè, ne ho preso davvero pochissimo, gli ombretti di Colored Rain sono davvero super mega pigmentati e si sfumano anche benissimo, però non sono di quegli ombretti super pigmentati, li mettete, fanno una grande macchia, dite, ah, adesso che faccio? No, si sfumano da Dio, cioè sono fantastici. In questo video volevo parlare anche di che cosa sta succedendo nella beauty community americana, non so se durerà 500.000 ore, questo video sarà come al solito lunghissimo, spero di non annoiarvi, spero di farvi compagnia. Comunque, avete visto che grande casino sta succedendo, non so se seguite persone americane, ma secondo me la maggior parte sì, perché questi hanno 5 milioni di followers, da qualche parte dobbiamo stare, cioè in tutto il mondo siamo praticamente. Per chi non avesse seguito la storia, Marlina, anzi si chiama lei, è la fondatrice di Makeup Geek, lo conoscete sicuramente, è un brand di cosmetici, e lei aveva il suo canale YouTube, poi ha fatto il suo brand di cosmetici, adesso diciamo lavora più sull'azienda, su YouTube è poco presente, però ha fatto un video giustamente dicendo che, diciamo,
i beauty guru americani stanno un attimo andando fuori di cervello, nel senso che chiedono ai brand 60-70 mila dollari per far vedere il prodotto nel loro video. Cioè, tipo, io ho utilizzato questa palette, è come se Color Drain mi dovesse pagare 70 mila euro semplicemente perché l'ho fatta vedere. Ok, che possono essere pagati per fare dei video, però giustamente, cioè possono essere pagati per far vedere dei prodotti nei video, però quello che diceva questa ragazza è che lei, vedendo le cose da tutte e due le parti, dice: se io pago 70.000 euro per far vedere degli ombretti, non ci rientrerò mai come brand, cioè quanto devo vendere per rientrare di 70.000 euro, una roba esagerata. Voglio provare il verde oliva, che è Side of Olives, che è bellissimo, guardate. Forse non lo vedete neanche ancora, aspettate che ne metto un po' di più. Si è scatenata tutta questa polemica perché poi tutti a difendersi: ah, io non sono quello che si è fatto pagare 70.000, ah, io non sono d'accordo con questo, ma dove stiamo arrivando? Tutti a fare dei video in cui piangono. Una situazione molto molto particolare. Quindi diciamo che YouTube America in questo momento si è tipo scatenato perché tutte le persone che seguono questi grandi personaggi stanno dicendo: ah, allora sei tu che ti sei fatto pagare così tanto. E tutti i vari YouTubers che si discolpano: no, io non ho mai fatto questo. Però qualcuno ci sarà che l'ha fatto, no? Se questa cosa è uscita fuori e se tutti dicono sì, ovviamente non facendo nomi, conosco qualcuno che si è fatto pagare così, quelli che si fanno pagare 150.000 dollari a video per fare tipo un tutorial monomarca, qualcuno ci sarà che l'ha fatto se tutto questo è uscito fuori. Però è pazzesco, ragazzi, cioè 150.000 dollari sono tanti, la gente ci si compra casa con quei soldi, loro ci fanno un video. Comunque questa cosa non era per fare polemica, ma era semplicemente per chiedervi voi che cosa ne pensate, perché secondo me, cioè, ovviamente questo è un lavoro, quindi magari il brand ti contatta, ti offre dei soldi per far vedere il prodotto e tu li accetti e perché comunque fa parte del tuo lavoro. Ovviamente poi lì sta la persona a dire: senti, il tuo prodotto non mi piace, anche se mi offri dei soldi non farei mai vedere una cosa che non mi piace. O comunque sì, il tuo prodotto mi piace tanto, quindi se mi offri anche dei soldi sono più che contenta di far vedere il tuo prodotto nel video. Però tutto questo, insomma, è per dire che secondo me stanno un po' esagerando, perché va bene chiedere dei soldi, però sono davvero tanti quelli che chiedono. Ok, che ti seguono 5 milioni di persone, però anche i brand comunque devono lavorare e non possono andare sotto, perché poi se gli YouTubers americani non fanno vedere i prodotti, è come se i prodotti fanno schifo e la gente non li compra più. È tutto un grande circolo infinito. Adesso prendo il colore chiaro Champagne Life. Sempre con il polpastrello lo metto qui al centro dell'occhio. Poi con un pennello piccolo metto sempre lo stesso ombretto qui nell'angolino interno dell'occhio. Prima che finisco il mio trucco, tanto perché stavamo parlando di brand che inviano le cose, voglio farvi vedere una cosa. Aspettate che zoomo un po' indietro e aggiusto l'inquadratura. C'è questo brand che mi ha contattato che si chiama... Aspettate, gigante questo pacco. Si chiama così, non so se si pronunci Schickel, non ne sono sicura. Comunque è un brand svedese e mi ha detto: ciao Giulia, mi hanno parlato un pochino del loro brand, non mi stanno pagando per rimanere nel discorso. Non mi stanno assolutamente pagando per far vedere questi prodotti nel mio video. Mi hanno semplicemente chiesto se mi poteva far piacere parlarvi di questo brand e mi hanno inviato delle cosine che adesso aprirò insieme a voi. Praticamente questo è un brand svedese e ha vinto un sacco di premi, tipo per aver venduto tantissimo. Si stanno espandendo, sono arrivati anche in Italia e ovviamente si stanno cercando di pubblicizzare, quindi mi hanno mandato queste cose. Mi hanno offerto uno sconto del 15% per voi, non mi ricordo esattamente il codice, quindi vi lascio qui sotto nell'info box sia il sito sia il codice sconto del 15%. Dal momento in cui vi faccio questo video vale per 5 giorni, quindi se andate a vedere il sito e vi piace qualcosa, ricordatevi che avete solo 5 giorni per prenderlo. Quando mi hanno contattato, sono andata a vedere il sito e ho fatto tipo: wow, cioè mi piace tantissimo, è il mio stile.
di roba da vestire, quindi sono stata più che contenta di poter collaborare con loro. Adesso aprirò insieme a voi il pacchetto e scopriremo che cosa c'è qui dentro, perché mi hanno detto dici tipo 6 cose, una cosa del genere, noi te ne manderemo 4 a seconda di cosa c'è nello stock. Quindi non so esattamente cosa ci sia qui dentro, però ragazzi, vi ripeto, lo stile mi piaceva tantissimo, lo sapete, io non accetto qualsiasi tipo di collaborazione, sono molto molto, come si dice, non mi viene la parola, comunque sto attenta alle collaborazioni che accetto, me ne vengono proposte 50.000 da quando il mio canale è diventato più grande, ma sono veramente pochissime quelle a cui dico di sì. Vado a controllarmi il sito. Cerco se mi piace quello che c'è all'interno e penso se può interessarvi a voi e a quel punto accetto la collaborazione. Tutte le altre vengono scartate a prescindere. Per quanto riguarda i tempi di spedizione, loro ci mettono, spediscono con DHL e ci mettono 1 o 3 giorni lavorativi, quindi sono molto molto veloci. Allora, sono tutti maglioni quelli che ci sono qui dentro. Allora, questo qui non c'è la taglia. Questo qui sì, è taglia unica, è un maglioncino così, mi piaceva tantissimo e non è per niente pizzicoso. La mia paura quando ordino online e non posso sentire le cose è che la lana sia pizzicosa. Questo è morbidissimo, vi faccio sapere se c'è qualcosa che pizzica qui dentro. Questo è un altro maglione sempre sul panna e neanche di questo mi sembra ci sia la taglia, se non sbaglio. No, infatti neanche di questo c'è la taglia. È un maglione con il collo alto un po' morbido, con tutte queste palline attaccate, vedete, è un po' morbidoso, non è stretto. Questo leggermente sento che pizzica, ma non è una roba esagerata, è proprio una cosa. Oh, scusate, stavo parlando fuori dall'inquadratura. È una cosa davvero accennata e quindi con una magliettina sotto la metto tranquillamente. Io non sopporto le cose che pizzicano. Comunque, ragazzi, mi fate sapere se vi fa piacere che nei video inserisco anche queste cose, perché io ho accettato questa collaborazione, ve lo sto facendo vedere nel Get Ready With Me, però fatemi sapere voi se vi piace vedere anche vari spezzoni all'interno del video. Questo qui è un bellissimo maglione verde, anche questo un po' larghetto. Mi piacciono i maglioni oversize, magari potete girargli le maniche, io lo faccio qualche volta, potete infilarli un po' nei pantaloni nella parte davanti. E questo qui non pizzica proprio per niente, anzi al contrario è morbidissimo. Vi posso dire che i prezzi non sono bassissimi, però toccando adesso i maglioni la qualità si sente che è molto più alta di tante altre cose. Faccio un esempio tipo Zara che ha dei maglioni che costano tantissimo, però poi magari si vanno a toccare e non sono fatti proprio benissimo. Questi qui, al contrario, mi sembra sono fatti davvero molto molto bene e capisco perché hanno vinto il premio tipo di, non so, venditori dell'anno, qualcosa del genere. Ultima cosa che mi hanno mandato è questa felpa con il cappuccio, carinissima, arancione con i lacci neri. È fatta in questo modo, un po' larghetta, leggermente corta, non è super pesante, è una felpetta di mezza stagione, è proprio leggera leggera, non ha la parte, anzi non è neanche una felpetta, non si può definire così, molto molto leggera, super carina. Fatemi sapere se vi piacciono queste cose perché sicuramente le vedrete tanto su Instagram, sul blog, vedete, vedrete, le vedrete dappertutto. Io ho completato un attimino il mio trucco, non voglio far diventare questo video troppo lungo, quindi metto eyeliner, tanto sono cose che non riesco a parlare mentre le applico. Eyeliner, mascara, ciglia finte e ci vediamo tra un secondo. Terminiamo come al solito con le labbra, applico Nude Nude di W7, questa è una delle matite che costa 1 euro ed è bellissima, quindi se non ce l'avete andatela a prendere. E poi sopra ci metto un po' del gloss di Milani, Keep It Full nel colore 01 Champagne. Questo ragazzi è il trucco di oggi completato, grazie per aver guardato il video, sono sicura sarà super mega lungo, quindi se siete arrivati fino a questo punto, grazie per 2 volte. Come al solito spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale, ma soprattutto ricordatevi di andare a vedere il mio Instagram e di andare a vedere il mio nuovissimo blog e fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Io vi mando un grandissimo bacio e vi mando anche un grandissimo abbraccio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!